In una valle verdeggiante, circondata da boschi e alte montagne, sorge Salza Irpina. Salza è dal capoluogo dista circa 10 km, un paese molto vicino, facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici, ma dall'Ofantina, lasciando la superstrada, l'autostrada a Napoli, sono meno di 5 minuti, oppure la strada interna, attraversando i vari paesi prima della provincia, saranno altri 15-16 km. La cittadina presenta un'architettura molto caratteristica, in cui l'elemento principale è la pietra grigia che si insinua nei muri delle abitazioni, lungo le vie e le strade. L'importanza che il piccolo borgo ha rivestito in passato è testimoniata dalla presenza di palazzi nobiliari. Palazzo Imperiale d'Afflitto, sito nella parte più antica del borgo, si caratterizza per la presenza di una settecentesca facciata con al centro uno splendido portale del XIX secolo. Il portale in pietra è decorato con due semicolonne che sostengono le mensole del balcone centrale. Palazzo Manfra si distingue per le sue particolari balconate, ricamate in intagli marmorei. Questa è l'abitazione in cui nacque il sottotenente Francesco Manfra, a cui venne attribuita la medaglia al valor militare in quanto caduto da Prode in terra d'impero. Percorriamo le vie del paese, che inizialmente strette e ripide, si aprono in piazze con belle fontane. Acqua fresca e zampillante sgorga dalla pietra bianca. Un immenso panorama si apre alle spalle dove i paesi della valle si intravedono in lontananza. Where the winds hit heavy on the boat. Remember me to one who lives there. She once was. Il territorio in cui Salza Irpina si inserisce è ricamato in trame indefinite dai vigneti generatori di ottimo vino, che pian piano danno spazio ad alberi d'olivo, il cui verde si confonde con quello delle frondose chiome dei boschi. In questo ambiente protetto dalle vette, Salza si preserva e conserva, nella struttura, ma soprattutto nella tradizione. Magari forse la storia di Salza non è molto sui libri di storia, ma sicuramente nella nostra memoria e in quella di chi ci ha preceduto. Questo comitato ha il compito di organizzare una serie di eventi che durante l'anno hanno la funzione di metterci in condizione di poter festeggiare e nel migliore dei modi il nostro santo patrono, che è Maria Santissima delle Grazie, la cui festività cade nella seconda settimana di settembre. Quindi durante queste serate si potranno gustare pietanze della nostra tradizione, come il maccheronaro a sugo, le rape a patate, che sono testimonianza della povera cucina di un tempo che oggi va molto in voga anche in tutte le tavole, e quindi c'è questa riscoperta dei sapori di un tempo.
Il fascino di questo luogo, delle sue vie e delle sue case, è dovuto anche all'attento lavoro dell'amministrazione comunale, che ha cercato di mantenere intatta la bellezza del luogo. Spero soprattutto di aver un po' organizzato bene il paese dal punto di vista dei lavori, infatti c'è una programmazione che possa, io questo è un augurio per chi mi succederà o eventualmente io mi dovessi riproporre, perché abbiamo il prossimo anno di nuovo la competizione elettorale per i prossimi 5 anni. E la mia riproposta ed eventuale riconferma da parte della cittadinanza salzese è soprattutto mirata a quella che è il prosieguo, l'ultimazione di una programmazione fatta insieme ai miei collaboratori, rispettando un pochino tutte le esigenze che erano nel paese, ma soprattutto, come credo avete avuto modo anche di vedere nelle varie riprese fatte ai vari momenti o testimonianze storiche, di riprendere appunto queste memorie che erano state un po' abbandonate e che fanno la storia del paese di Salza. L'attuale assetto architettonico del paese risale alle trasformazioni che subì durante il XIX secolo. Le trasformazioni più profonde dal punto di vista urbanistico a Salza si sono avute nella seconda metà dell'Ottocento e l'attuale assetto urbanistico risale, diciamo, a quel periodo. E difatti l'accesso principale a Salza non era da Via Vegliante, così come è oggi. Via Vegliante non esisteva, è una strada che è stata aperta appunto da Michele Capozzi nella seconda metà dell'Ottocento, intorno al 1870, insomma. E quindi l'accesso principale era dalla via Madonna delle Grazie, che poi, diciamo, imboccava il rione San Francesco attraverso le, e difatti non a caso lì ci sono le due porte, le porte di accesso a Salza, che furono costruite nella seconda metà del Seicento. Un elemento importante per la cittadina è certamente l'architettura religiosa.